L'Europa fa i conti con Nerone. Temperature da record e un'estate tra le più calde mai registrate, che proprio per questo determina eventi estremi che vanno dalle supercelle con temporali e grandinate di violenza inaudita a ondate di calore senza precedenti. Dalla Spagna alla Francia, passando dalla Germania e soprattutto dall'Italia, l'aria calda portata dall'anticiclone dal Sahara in questi giorni di fine agosto sta generando temperature prossime ai 40 gradi di giorno e 23-25 gradi di notte, con un alto tasso d'umidità, almeno fino a sabato 26 agosto, quando è previsto un primo calo delle temperature di circa 10-12 gradi. Perché non puoi descansare la notte? Ves che tutto sta caliente, la casa sta caliente, non so come dirlo. Non si riesce a dormire la notte, dice quest'uomo residente a Madrid. La casa è tutta calda e questa è la cosa più insopportabile, perché di giorno non esce, lo sopporti meglio, ma non riuscire a riposare la notte ti mette davvero di cattivo umore. Ya no te levantas con un humor muy especial. Verás que sí que hay veces que se nota más incluso el calor por las noches que Ci por sono dei momenti di notte in cui il caldo è davvero insopportabile, aggiunge Victor, guida turistica nella capitale spagnola, perché di notte il suolo rilascia il calore accumulato durante tutto il giorno e questo rende tutto più complicato. In Italia sono soprattutto le regioni centro-settentrionali a dover fare i conti con la canicola africana, con temperature che difficilmente scenderanno sotto i 30 gradi e senza grosse precipitazioni, se non qualcuna occasionale, sulla Sicilia interna, sul Cilento e sul Pollino o sui confini alpini. Domenica 27, però, un ciclone dal Regno Unito raggiungerà il Mediterraneo e quindi l'Italia. Lo scontro d'aria fresca atlantica e quella caldissima preesistente darà vita ancora una volta a fortissimi temporali con intense grandinate e forti raffiche di vento, con un crollo termico anche di 10-12 gradi centigradi rispetto a questi giorni. Un cambio radicale di scenario che man mano si estenderà anche al centro Italia.